Buonasera. Il titolo: l'Europa economica, politica sociale, una nuova stagione di diritti. Ora, io vorrei cominciare intanto chiedendo se questa Europa esiste. Cofferati, questa Europa economica, politica, sociale, tu hai l'impressione che esista o che sia ancora da costruire? Ti passiamo l'arma. Grazie. Buonasera. Esiste a metà. Esiste a metà, come sa benissimo anche Mercedes, che ha frequentato quei luoghi prima di me e che adesso continua a vederla da un punto d'osservazione molto importante. Esiste a metà perché anche l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona se ne è discusso per anni, poi quando ha cominciato a funzionare in verità era sopraggiunta una crisi terribile che ne ha limitato molto delle potenzialità. Quello che manca è il completamento del processo, perché quelli che scelsero, i padri dell'Europa, l'adozione della moneta unica sapevano benissimo che una moneta unica senza una sola politica economica, senza una sola politica fiscale, non regge. Fin quando le cose sono andate mediamente bene in tutti i paesi, le contraddizioni sono state assorbite. Quando è cominciata la crisi, le contraddizioni sono esplose. Adesso siamo a metà del guado. Ieri il Presidente della Commissione Barroso ha detto in aula che la Commissione si impegna a fare le proposte che dovrebbero servire per dare un assetto alle istituzioni in grado di reggere l'impatto con qualsiasi evento, soprattutto con quelli negativi, quelli positivi vanno da soli. Io ho la sensazione che Barroso un po' ce la racconti, perché quello è uno dei problemi. Non essendo la Commissione eletta direttamente dai cittadini, il Presidente della Commissione non risponde sostanzialmente al Parlamento ma al Consiglio. E allora ha preso la bella abitudine, quando viene in Parlamento, di essere molto progressista, quando parla con il Consiglio è molto conservatore, tanto non paga mai dazio. Sì, certo, con voi è per le regioni. E ha questa tendenza ad adattare il suo verbo agli interlocutori che ha di fronte. Però, al di là dei comportamenti di Barroso, il tema è quello, cioè bisogna completare il processo di costruzione dell'Europa con una cosa non facile: gli Stati devono cedere sovranità all'Europa e l'Europa deve darsi alcuni livelli istituzionali che oggi non ha. Faccio un esempio solo: sarebbe utile un ministro dell'economia europeo in grado di decidere in coerenza con gli elementi che sono insiti nell'adozione della moneta. Oggi l'unica cosa che sta assumendo, e l'annuncio di ieri, questa configurazione sono le banche, perché si è decisa l'unione bancaria, ieri ci sarà un livello di sorveglianza utile europeo di tutte le banche, però se le istituzioni e la politica non fanno rapidamente il passo in avanti che devono fare, in Europa comanderanno le banche. Dopodiché, se però la politica sta ferma, non ci si potrà lamentare. Dunque l'Europa delle banche per adesso e non l'Europa politica. Intanto però volevo chiedere alla signora Bresso, questo clima, questa Europa incompiuta alimenta anche un sentimento fortemente antieuropeo. Ecco, questo può frenare il processo di costruzione dell'Europa? E fino a che punto il risultato francese, l'elezione di Hollande, e anche in qualche misura adesso il risultato dell'Olanda, fino a che punto possono frenare questo sentimento antieuropeo? Ma certamente siamo in una situazione molto, molto strana, ma credo che la viviamo anche dentro di noi, no? La maggior parte degli europei della zona euro, che poi corrisponde con qualche allargamento alla vecchia Europa, no? Diciamo al primo allargamento,
è composta da persone che sono cresciute nell'idea che il processo sarebbe stato lento ma sarebbe andato avanti e che quindi non hanno neanche il coraggio mentale di dirsi torniamo indietro. E questo fa sì che di fronte alla domanda violenta, di fronte all'antieuropeismo violento, le persone, caso della Francia, caso dell'Olanda, in qualche modo si tirino indietro, no? Dicano no, noi il processo europeo deve andare avanti. Credo che non ci sia nessuna persona dotata di cervello, non dico di cultura eccetera, ma di capacità di riflettere, che non sappia che se da questa crisi usciamo con la distruzione del progetto europeo, dal mondo spariamo. Cioè, siamo destinati a decenni di declino e a uscire da questo lunghissimo periodo di declino non contando quasi più nulla nel mondo, perché l'Europa è una cosa piccola e non ha sempre contato molto nel mondo, no? È da Colombo in poi che ha cominciato veramente nel mondo a contare. Allora, questo è chiaro più o meno a tutti. Il problema è che in questi anni, non essendo andato avanti sufficientemente in fretta il processo politico europeo, mentre è andato avanti quello economico, perché l'integrazione economica è molto avanti, quella monetaria è iniziata, all'inizio è andata avanti rapidamente, oggi noi ci troviamo in una situazione che Cofferati conosce bene, per cui quella progressiva crescita di peso e di ruolo del Parlamento europeo, che rappresenta i popoli europei, cioè è l'istituzione democratica europea, a poco sta deperendo e vede crescere un peso pazzesco, che vi accorgete dai giornali, dai titoli dei giornali, da quello che leggete sui giornali, del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, cioè della riunione dei capi di Stato e di Governo e delle riunioni dei ministri. E quindi con un sistema intergovernativo che è impraticabile per governare un continente così complesso. Io ho partecipato a parecchie riunioni, di quelle informali ovviamente, non di quelle formali a cui non potrei partecipare non essendo né ministro né capo di governo, ma di quelle dei ministri su questioni anche molto rilevanti. E ora che tutti i 27 abbiano parlato, poi ci sono un po' altri soggetti, espresso una piccola opinione, è già passata la giornata. Cioè non è un luogo dove si possono prendere delle decisioni, ognuno arriva dovendo difendere il proprio paese, no? Per forza, perché è ministro del proprio paese, e presenta una posizione, si arriva alla fine, non si è ancora deciso niente, e sostanzialmente tutto resta sospeso. E lo vedete, anche i capi di Stato e di Governo mettono decine di vertici per prendere decisioni che un governo potrebbe prendere in una riunione di Consiglio dei Ministri, presentandola poi a un Parlamento, il quale è vero che è molto più grande, ma è strutturato per dibattere, cioè ha un relatore, un parere, degli emendamenti, e vota, no? E vota e costruisce una maggioranza. Invece, quando si deve decidere tutti insieme, mettersi d'accordo, partendo da paesi che hanno 300.000 abitanti e paesi che hanno 80 milioni di abitanti, è evidente che è molto difficile. E questo è quello che sta capitando, uno spostamento del peso verso i governi tirano la coperta dalla propria parte, ma poi non sanno bene cosa fare di questa coperta. E questa è veramente la situazione drammatica. Quindi è chiaro che se si affida la politica bancaria al sistema delle banche, il sistema delle banche raggiunge, l'avete visto, la BCE vota, raggiunge un accordo e inizia a governare il sistema. Qui però manca un punto dove ci sia un governo politico dell'Unione che consenta di prendere delle decisioni con una garanzia di democrazia e di tempi decenti, no? E che poi possa essere imposta a tutti gli altri. Però qui viene il nodo difficile. Primo, i capi di Stato e di Governo si sono abituati a decidere loro e l'idea di cedere potere a un vero governo europeo non gli piace per niente. È molto difficile anche da spiegare ai propri paesi.
La seconda è che a poco i cittadini europei in questa situazione vengono messi dalle loro opinioni pubbliche, dalla stampa, da una parte dei partiti, dalla realtà dei fatti, da quello che dicono i loro capi di Stato e di Governo quando tornano a casa, vengono messi gli uni contro gli altri. Cioè oggi se un tedesco va in Grecia, vabbè, come turista magari lo accettano, ma lo guardano male, lo guardano come un nemico, no? Mentre poco tempo fa cominciavamo a sentirci europei, cioè cominciavamo a sentirci parte di una unità politica ancora in fiere, ancora in divenire, ma comune. Oggi non è più così, cioè noi dobbiamo, io ho difficoltà a controllare i miei sentimenti, cioè no, in questo momento non comprerei mai una macchina tedesca, non comprerei mai una cosa tedesca. C'è una mia collaboratrice che è stata interdetta dal comprare qualunque cosa tedesca dal suo compagno. Perché? Perché tutti stiamo, in qualche modo, veniamo messi gli uni contro gli altri. Secondo me questo è il vero rischio in Europa, no, oggi, che mentre dovremmo capire quanto bisogno abbiamo gli uni degli altri, e poi i ministri lo sanno, Schauble l'altro giorno, il ministro tedesco delle finanze, diceva noi dall'euro abbiamo guadagnato, ma è evidente, no? Sarebbe come dire che dall'unità d'Italia non hanno guadagnato i piemontesi ma i siciliani, ma sappiamo tutti che non è così, no? Guadagnano sempre i più forti, questa è la realtà. Figuriamoci in una situazione in cui non c'è neanche l'unione politica. Allora lui dice, io lo so che noi ci abbiamo guadagnato, ma non lo va a dire ai suoi cittadini, lo dice un'intervista qua, no? Ma ai suoi cittadini non va a dirgli guardate che noi ci abbiamo guadagnato dall'euro, guardate che qualcosa dobbiamo restituire. E la stessa cosa avviene in tutti i paesi. Questo è il rischio vero. Allora, o si va avanti rapidamente, con coraggio, e io non lo so se i governi hanno questo coraggio, anche accettando di correre dei rischi, perché sappiamo che le decisioni di Kohl sull'unificazione tedesca lo hanno portato a perdere il governo, no? Quindi il rischio che andare avanti in un processo di unificazione vera dell'Europa porti molti di coloro che la faranno poi a perdere le elezioni, c'è. E però io credo che dovere di una classe dirigente sia sapere che non esiste nessuna altra alternativa e che se non ci proviamo seriamente spariremo dalla scena del mondo, ma sparire non vuol solo dire che non siamo più i più ricchi, vuol dire che proprio perdiamo completamente la possibilità, tutto quello che in questi anni abbiamo guadagnato per noi, per le nostre famiglie, che iniziamo un periodo lungo di declino, pensate cos'era Roma e cos'era la gente nel Medioevo. Ecco. Avviene che un grande paese che è dominante in un momento, una grande area, diventi marginale nel mondo. No? Ed è quello che avverrà, non è che può avvenire, avverrà sicuramente se non riusciamo a contrastare questa tendenza costruendo una vera unione politica e lavorandoci poi, perché non è che poi il giorno dopo tutto è fatto, ecco. Però diciamo da quel momento in poi qualcosa, qualche speranza di farcela ce l'abbiamo. Si è creata questa curiosa e anche drammatica situazione, l'Europa che avrebbe dovuto aiutare al contribuire al superamento della crisi, in realtà è talmente debole che non dico ostacola, ma sicuramente non favorisce il superamento della crisi, anzi si sono alimentati a causa della crisi gli egoismi, le divisioni, eccetera. Ecco, in questo qual è la responsabilità anche della politica e dei partiti? Beh, credo che la responsabilità principale sia una sorta di doppia coscienza. Cioè, da un lato abbiamo tutti chiaro che ormai il sistema decisionale è sovranazionale. Il 99,9% delle decisioni di politica economica, come ormai appare chiaro e palese, si prendono in Europa e noi arrabattiamo all'interno degli assestamenti. Ma anche
l'illusione ottica che gli stati nazionali siano sovrani sulle politiche fiscali, sulle politiche sociali, di fatto non è così. Rileggiamo, al di là del merito, al di là delle strategie di risposta, rileggiamo la lettera famosa della BCE dell'anno scorso e vediamo che non c'è solo le politiche di bancarie, ma c'è la riforma delle pensioni, c'è la riforma del mercato del lavoro. Quindi, eppure nonostante questa realtà, si continua in qualche modo a stare in una sorta di doppio canale, da un lato l'europeismo vissuto talvolta come anche una forzatura e dall'altro l'idea che la dimensione nazionale abbia spazi. Penso che la responsabilità principale della politica dovrebbe essere quella di svelare l'inganno e assumere coraggiosamente il fatto che l'accessione di sovranità di cui giustamente faceva riferimento sia Sergio che Mercedes è obbligata e va vissuta come una positiva prospettiva. Questo è il punto e questa è la questione sulla quale in generale la politica, forse anche perché la crisi morde e crea difficoltà obiettive, e in questo senso allora personalmente penso che soprattutto per i due aspetti che ho citato, cioè la politica fiscale, che mentre sulla politica di carattere economico e di bilancio è evidente, sulla politica fiscale e sulla politica sociale bisogna fare rapidamente il passo e assumere noi l'idea che la dimensione decisionale è sovranazionale. In quest'ottica ci sono anche delle scelte politiche da fare. Prima veniva accennato in qualche modo, ma se provate a pensare se alle prossime elezioni, che non sono lontane ormai, no? I partiti riuscissero a fare delle liste sovranazionali con programmi europei, mentre di farci soltanto, no? La elezione diretta. È una prospettiva utopica l'elezione diretta del Parlamento attraverso questo meccanismo e anche della Presidenza, oppure rappresenta un passo direi più realistico? Cioè trasformiamo l'Europa di nuovo in un progetto. Oggi il rischio, tu accennavi agli egoismi diffusi, dopo la Bolkestein abbiamo avuto contrapposizioni, l'operaio inglese che si arrabbia perché arrivano gli operai italiani, cito questo caso perché è quello più conosciuto, famoso. Allora è arrivato il momento di invertire la tendenza, di dire la verità, siamo europei, noi siamo una regione d'Europa, non siamo uno Stato nazionale. Questa è, un'impresa coraggiosa, ma che io penso alla fin fine, soprattutto per le nuove generazioni, per i giovani, sia una prospettiva più percepibile che non l'idea della conservazione dello Stato attuale. Posso chiedere a un sindacalista allora se... Abbiamo visto i limiti che ha la politica nei confronti dell'Europa, nel concepire l'Europa, nel pensare a un'Europa, eccetera. Ma i sindacati sono sindacati europei? Hanno un'idea d'Europa o sono dei sindacati nazionali? Abbiamo avuto delle esperienze. Quando si è trattato io ricordo il comportamento dei sindacati tedeschi, che non era esattamente quello di un sindacato europeo. Ecco. Posso chiedere se almeno... nel mondo sindacale c'è un'idea d'Europa? Ma io ti risponderei da due punti di vista. Uno, se pensiamo in questo caso qua ai sindacati come proprio alla organizzazione dei lavoratori, e una se pensiamo invece anche all'idea che hanno i lavoratori dell'Europa. Partirei da questa seconda che mi stimola di più, poi arrivo anche all'altra. Pensate che però la prima cosa che i lavoratori hanno visto dell'Europa è stata farsi conti in tasca del passaggio dalla lira all'euro. Perché poi questo è stata una delle più grandi ridistribuzioni di reddito nel nostro paese. Perché il passaggio dalla lira all'euro ha voluto significare una ridistribuzione di reddito soprattutto a quelle fasce dell'economia che sono riuscite a recuperare, no,
una cosa che invece sia lavoratori dipendenti che i pensionati non hanno. Però vi dico anche le discussioni che si fanno anche oggi, come sono un po' cambiate. C'è anche una discussione oggi in mezzo anche ai lavoratori, ai pensionati, ma ha senso che noi continuiamo a fare questa politica di sacrifici ancora per XXX anni di compressione dello Stato sociale, di compressione dei salari, di non rivalutazione delle pensioni, oppure bisogna forse osare qualcosa che sembra non accessibile, cioè dire dobbiamo ancora stare dentro all'euro. Questa è una discussione che c'è in mezzo anche ai lavoratori. Io penso che è partendo da qui che bisogna fare anche una riflessione su se esiste o no un sindacato europeo. No. Allora, io penso che esistono dentro i movimenti sindacali nazionali delle diverse visioni anche qui dell'Europa. Non che esistano sindacati nazionali che hanno solo una visione nazionale. Anche i sindacati tedeschi, che hanno un'idea di egemonia in ogni caso, anche nelle relazioni sindacali, hanno un'idea dell'Europa. Non è che non ce l'hanno. Però non esiste una convergenza sulla questione che si possa costruire un'azione sindacale di dimensione europea, perché mancano due condizioni fondamentali. La prima, che bisogna avere una controparte politica, perché è difficile, se tu non hai una controparte politica, fare relazioni sindacali a livello europeo. La seconda, perché le stesse strutture degli imprenditori con cui tu potresti sviluppare una relazione di livello europeo hanno grandissime conflittualità e contraddizioni interne. Direi che noi qui potremmo fare una polemica tutta, indipendentemente se prendere o meno le parti l'una dell'altra, ma sappiamo che cosa vuol dire nel settore dell'auto la forza dell'imprenditoria, in questo caso tedesca, che cosa voglia dire anche, che cosa vuole dire anche, faccio un esempio, che cosa ha voluto dire per l'industria dell'auto tedesca relativamente poco aprire al mercato coreano, e che cosa invece ha voluto dire per l'industria italiana l'auto aprire a questo. Quindi c'è una dimensione europea che ogni sindacato nazionale ha, ma esistono propensioni diverse a farlo il sindacato europeo. In questo caso qui c'è una propensione più dei sindacati, sicuramente, italiani, anche dei sindacati spagnoli, anche dei sindacati francesi, meno del sindacato tedesco. E poi vi introduco un tema nuovo, attenzione anche ai movimenti sindacali nascenti nell'est, nell'ex-est dell'Europa, anche questo è un dato molto interessante, a partire ad esempio guardando noi del sindacato polacco, cioè esiste un pluralismo sindacale in questo caso qui che andrebbe però rovesciato, potrebbe anche essere una risorsa questa cosa qui, però non c'ha una sede dove poter concentrare la propria azione. Questo. Cofferati, Napolitano ha detto di recente che i partiti, oltre che gli stati, i partiti e i movimenti devono europeizzarsi o sono destinati a scomparire. Ecco, la domanda è, i partiti sono in grado e hanno voglia, parliamo di quelli italiani, compreso quello che stasera ci ospita, hanno voglia e sono attrezzati per rispondere alla domanda di Napolitano e quindi hanno questa propensione ad europeizzarsi? Domanda della serie dagli amici mi guardi Dio, Non sarò reticente, visto che me lo chiedi. Il problema di costruire una rappresentanza europea è un problema di tutti. Abbiamo detto fin qui delle istituzioni,
Allora, se non si arriva a qualche vistoso passo in avanti per riavvicinare i cittadini alle istituzioni attraverso il voto, le difficoltà aumenteranno. Si sono fatti degli esempi. Le liste transnazionali. Se un italiano potesse votare per un francese e viceversa, il livello di partecipazione, e parliamo dell'organismo più democratico, che è il Parlamento, dove sono tutti eletti direttamente dai cittadini, però il livello di coinvolgimento e di partecipazione crescerebbe. Se fosse possibile eleggere direttamente, come abbiamo proposto e come probabilmente si arriverà a fare, sono più difficili paradossalmente le liste transnazionali che non l'elezione diretta del Presidente della Commissione. Se invece di avere Barroso che viene proposto dal Consiglio e legittimato dal Parlamento, ma insomma non risponde poi alla fine senza dubbio al Parlamento e poco anche al Consiglio, e se avessimo uno invece che abbiamo scelto noi, eletto sulla base di candidature dei partiti o degli schieramenti, perché in qualche caso non sono esattamente dei partiti, degli schieramenti, i gruppi parlamentari per capirci, anche lì faremo un passo in avanti importante. Dunque bisogna rafforzare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni e nel contempo ogni soggetto coinvolto deve fare qualche passo nella stessa direzione. Se noi avessimo delle istituzioni maggiormente elette, va, fatemi dire questa cosa non molto bella, nella nostra pur bella lingua, ci sarebbe meno difficoltà e meno scetticismo da parte di molti cittadini nei confronti di quello che succede in Europa, perché ci sarebbe un rapporto, una rispondenza e forse le cose per quel verso potrebbero migliorare. Poi però anche gli altri devono fare la stessa cosa. Arrivo ai partiti, no? Ho detto non sarò reticente, non è che sto menando il can per l'aia, ma perché secondo me sono problemi complicati anche da risolvere. Ad esempio il sindacato, quando dico sindacato penso alla rappresentanza dei lavoratori ma anche quelle delle imprese. Per le imprese il rapporto delle dinamiche economiche con la loro attività ha oggi produce un condizionamento nel superamento della dimensione nazionale. Le imprese si muovono in un perimetro nel quale l'appartenenza nazionale per loro è ancora un vantaggio. Per i sindacati il problema è difficile ma ha un'altra matrice. Il sindacato in Europa non ha la stessa configurazione. Non è un caso, come veniva detto, che quelli che sono più europeisti sono i sindacati confederali, quelli cioè che si sono dati il carattere della rappresentanza generale, i sindacati italiani, i sindacati spagnoli, i sindacati francesi. I sindacati tedeschi, che sono sindacati di categoria, avvertono meno il rapporto con l'Europa. I sindacati del nord Europa, che sono spesso sindacati di professione, non lo avvertono per nulla. Però anche lì imprese e sindacati devono cedere sovranità e cominciare a delegare materie che oggi sono gestite nazionalmente a livello europeo. Peraltro siamo di fronte ad un paradosso, siccome le istituzioni hanno questi elementi di contraddizione e di conflitto, lo spazio materiale per i sindacati è enorme, ma non viene coperto perché non c'è questa rappresentanza forte sovranazionale. Ti faccio un esempio banalissimo, mi sto occupando tra le tante cose di dei contratti per gli stagionali in tutta Europa. I settori degli stagionali sono oramai sostanzialmente, ce ne sono anche altri, ma insomma quelli prevalenti sono l'agricoltura e il turismo. E uniformare le condizioni è indispensabile per evitare il caporalato, lo sfruttamento peggiore, addirittura in qualche caso la riproposizione di forme che assomigliano molte a modelli antichissimi, no? Siamo, adesso non dico schiavitù, ma in qualche circostanza non siamo lontani da modelli simili. Beh, c'è una grande difficoltà perché i paesi tendono a difendere le loro condizioni e le loro normative.
Ma lì il sindacato, se avesse una rappresentanza confederale europea, avrebbe un margine per orientare positivamente il Parlamento enorme. Purtroppo non siamo ancora a questo livello. Il ragionamento vale per i partiti, però anche per i partiti partiamo da matrici originarie, ma oramai vecchie di qualche secolo, in qualche caso siamo oltre i 100 anni, molto diverse tra di loro. Il Partito Democratico è un partito nuovo, recente, che ha messo assieme culture e storie in Italia diverse tra di loro. Il riformismo cattolico, il riformismo socialcomunista, quello laico, con il tentativo poi di coinvolgere anche altre culture, come quelle ambientaliste. Beh, questo mondo da noi era storicamente collocato in case politiche diverse. La Democrazia Cristiana, il PSI, il Partito Comunista, che sono stati dalla storia trasformati e superati, ma che avevano collocazioni internazionali diversissime tra di loro e facevano riferimento anche in Europa a partiti diversi, a tal punto che ancora oggi noi soffriamo di due contraddizioni. L'una è che i singoli rappresentanti dei vecchi partiti, Margherita e DS, parliamo del PD, hanno affiliazioni individuali in Europa diverse tra di loro. C'è chi è iscritto al Partito Socialista Europeo e chi è iscritto al Partito Democratico Europeo. Che sono, è una contraddizione ancora non risolta. Noi siamo nel gruppo dei socialisti e democratici nel Parlamento Europeo, che è nato con questa legislatura. Il PD ha detto al raggruppamento socialista: fate lo sforzo per aprire i progressisti a quelli che si sono organizzati diversamente rispetto alle loro matrici e alle loro appartenenze storiche, e noi siamo disponibili ad entrare. È nata la novità. Il gruppo si chiama, non a caso, Socialisti e Democratici, e noi facciamo parte di questa famiglia. Quello che è capitato in Parlamento non è successo all'esterno, cioè nel partito. Noi non siamo ancora nel Partito Socialista Europeo. Ci sono state discussioni del tutto legittime. Io penso personalmente, non l'ho mai nascosto, l'ho scritto, dunque è un'opinione relativamente pubblica, che noi dovremmo fare questo passo, anzi avremmo dovuto già farlo. Poi capisco le obiezioni di chi dice no, bisogna che si determinino condizioni diverse, però la crisi anche di un'idea antica della socialdemocrazia europea ci consentirebbe nel Partito Socialista Europeo, chiedendo in contropartita che il Partito Socialista assuma configurazioni che aprono, come quella del gruppo parlamentare, entrare sarebbe per noi un grande vantaggio, perché porteremmo energia, un po' di idee, e potremmo partecipare alla pari con gli altri ad una discussione su quale deve essere il programma e il profilo politico di una forza progressista che ha una radice antica, ma che non deve fermarsi a coltivare, a guardare con affetto, cosa pur comprensibile, quella radice. Mentre invece noi, per le differenti opinioni della nostra precedente appartenenza, ancora non siamo entrati nel Partito Socialista Europeo. Il Partito Socialista Europeo farà il congresso, ed è un congresso delicato, perché il precedente presidente ha lasciato per ragioni di salute, dunque c'è anche da costruire un gruppo dirigente nuovo, farà il congresso alla fine del mese di ottobre. Noi saremo invitati, noi saremo invitati, e ovviamente si può dare un contributo anche nella collocazione e con la funzione che abbiamo, però se fossimo parte integrante di quel partito potremmo, presumo, fare di più di quello che saremo in grado di fare nella collocazione attuale. Ecco, per dire che anche sul versante della rappresentanza politica la strada da fare è ancora molta, e d'altronde sono tutte contraddizioni, sono nodi che poi arrivano al pettine. Noi cerchiamo di evitare a volte, un po' per pigrizia culturale e un po' per timori
infondati, perché poi le persone non ci capiscono. E c'è un'osmosi nel rapporto, nelle relazioni, e non riusciamo a tradurla in un'idea formale di appartenenza. Questa divaricazione però si rischia di pagarla. Dunque, io penso che il Partito Democratico farebbe una cosa giusta se decidesse di chiedere l'ingresso nel Partito Socialista Europeo, chiedendo al Partito Socialista Europeo nel contempo, come riscontro, un'apertura formale, come è stato anche nel gruppo parlamentare, poi si tratta di decidere quale questa potrebbe essere, verso le aree di progressismo che si sono consolidate nel corso di questo tempo in alcuni paesi europei. Non è per una ragione di cattiveria, ma il tema è importante, e io voglio ripropongo la domanda anche alla signora Bresso. Per una questione intanto perché siamo in questa sede, e anche perché io credo che tutto sommato poi alla destra dell'Europa interessi relativamente poco. Voglio dire, la destra a giorni alterni dice che bisogna superare l'euro, bisogna tornare indietro, bisogna fare addirittura la destra italiana in particolare. E allora io mi domando, questo è un problema che riguarda in particolare la sinistra italiana, riguarda questo partito. Allora ti chiedo, ma questo partito è in condizione, con i problemi che ha oggi, con i suoi affanni interni, è in grado di affrontare questo che per il momento è un discorso che può sembrare sofisticato, però è un discorso reale, come diceva appunto Conferati? Ma io ho un'esperienza un po' diversa, perché il grande vantaggio del Comitato delle Regioni, che è metà del Parlamento europeo come numeri, è che impedisce di fare tanti gruppi, e quindi il gruppo socialista comprende, tra l'altro, comprende forze anche eterogenee, non solo persone che provengono, diciamo, dalla tradizione socialista e socialdemocratica europea. Per capirci, Vendola è iscritto al gruppo socialista, i Verdi francesi, tedeschi, italiani sono iscritti al gruppo socialista, quindi è già una composizione molto simile a quella che Cofferati diceva, e devo dire che l'esperienza mia è di una solidità estrema, in realtà, perché questo consente di avere delle mediazioni interne, ma poi di riuscire ad avere una posizione chiaramente contrapposta a quella del PPE, che invece è molto composito e molto in difficoltà, perché ha raccolto di tutto, no? Peraltro, quello che prima diceva Cofferati è indispensabile, nel senso che credo tutti abbiano chiaro che i paesi recenti che sono entrati nell'Unione Europea proveniendo dall'esperienza comunista, che però si chiamava socialista, hanno una resistenza psicologica alla parola socialista, non tanto i partiti quanto i loro elettori, no? E spesso quelli che si chiamano socialisti sono partiti a rischio, partiti pericolosi, perché fanno riferimento a posizioni nostalgiche. Avete visto cosa è successo recentemente in Romania, no? Il congresso del PSE si tiene a Bruxelles perché si doveva tenere in Romania, e si è deciso, dopo le posizioni antidemocratiche prese dai socialisti che hanno vinto le elezioni, si è deciso di cambiare sede. Quindi l'esigenza di inserire nel grande tronco socialista e socialdemocratico e laburista europeo anche le esperienze democratiche, in molti dei nuovi paesi i partiti progressisti veri, cioè quelli che hanno rotto con la vecchia tradizione, spesso hanno dei nomi simili, cioè diciamo, in cui c'è dentro la parola democratico, e quindi anche per i socialisti europei il fatto di allargare, di integrare non solo il nome ma le culture politiche è utile, perché vuol dire poter accogliere le forze migliori
che si stanno sviluppando, perché in questi paesi, cioè, le difficoltà che abbiamo noi sono ovviamente da loro molto maggiori, cioè hanno sfruttamenti pazzeschi, creazioni di grandi ricchezze spesso paracriminali, no? O comunque veramente da mafie. E quindi dove si sviluppano delle forze veramente progressiste e democratiche spesso non si chiamano socialiste, o si chiamano socialdemocratiche o si chiamano addirittura democratiche. Quindi l'esigenza di allargare a culture che sono di questo secolo, che stanno evolvendo, c'è sicuramente. E questa è una disponibilità anche del Partito Socialista. Io ho una posizione un po' diversa, perché sono stata presidente del gruppo socialista al Comitato delle Regioni. Per quella via, anche come presidente, ero presidente nominata dai socialisti, sono membro quindi del Partito Socialista Europeo e forse avrò una carica a questo congresso. Ed è una carica europea, quindi è vero, in realtà esistono le forze politiche europee, perché io faccio parte dei socialisti europei, anche se il mio partito è solo osservatore, il mio partito italiano è solo osservatore. Come fanno parte tutti i nostri nella stessa situazione. Dicevo, il Partito Socialista Europeo, di cui io mi sento pienamente membro, perché lo sono, non so come, ne sono un dirigente, come farei a non sentirmi membro? È una contraddizione che mi vivo, ma però è così. Però ha costituito una fondazione che si pone il problema di ragionare sulla cultura politica progressista di questo secolo, del nuovo secolo, che tra l'altro è diretta e presieduta da D'Alema e si chiama Fondazione per gli Studi Progressisti, Progressive Studies, Studi Progressisti. Non si chiama per gli studi socialisti, proprio perché i socialisti sono coscienti che si va nel nuovo secolo allargando la platea, lo spazio culturale del vecchio albero socialista. Allora, io quello che dico è, concordo sul fatto che noi dovremmo entrare chiedendo che si apra la rosa dei possibili aderenti, essendo noi un partito grosso che entrerebbe con un peso e che quindi sposterebbe anche questi equilibri, perché c'è un bisogno assoluto, è la stessa cosa che avviene nel nostro paese. Le classi popolari, le persone in genere più deboli della società, comprese le classi medie che in questo momento sono debolissime nel mondo e in Europa, hanno bisogno di rappresentanza politica. Spesso la destra può anche andare avanti in ordine sparso, perché poi si raggruppa dietro i grandi interessi economici, ma noi no, le classi medie no, le classi popolari no, e quindi c'è bisogno di una rappresentanza politica unitaria che cominci a costruire una vera posizione europea. Io devo dire che nel Parlamento, nella mia breve esperienza parlamentare, nella mia molto più lunga esperienza al Comitato delle Regioni, le forze progressiste riunite intorno al troncone socialista sono più forti, tant'è vero che molte volte vincono anche essendo numericamente un po' inferiori. Ma perché vincono delle battaglie? Perché sono più coese, perché hanno un patrimonio comunque di ideali comuni maggiore. Non siamo ancora un partito europeo, è chiaro che ci sono molte differenze. Eppure, quando ci troviamo a parlare di questioni europee, troviamo molto più facilmente noi un accordo, una posizione comune, di quanto avvenga nel PPE, dove votano tutti in ordine sparso, dove si litigano continuamente, dove hanno raramente una vera posizione politica comune, salvo naturalmente i capi di Stato e di Governo, i quali poi magari trovano degli accordi sulla base di altre logiche che non sono vere logiche politiche. Però nelle assemblee rappresentative oggi le forze progressiste, se riescono a trovare una posizione, a unirsi in un progetto politico comune, sono in grado di fare quello che prima Sergio diceva, perché a cosa serve avere un partito europeo dei progressisti? Serve se andiamo avanti, perché se l'Europa si sfalda nulla serve, ma se andiamo avanti noi dobbiamo arrivare ad avere un vero confronto alle elezioni europee
su programmi politici diversi. Questo non vuol dire che sarà possibile sviluppare un programma politico tutto di centrosinistra o tutto di centrodestra, perché l'Europa per forza di cose deve trovare dei compromessi, ma vuol dire che ci sarà un peso maggiore di posizioni progressiste, quindi di scelte progressiste rispetto a scelte che lo sono di meno. Questo conta moltissimo, perché io faccio un'osservazione a proposito del problema che i sindacati si trovano a dover affrontare. Oggi esiste sicuramente un mercato unico dei beni in Europa, no? L'avevo spento. Oggi i beni circolano, i capitali circolano in Europa, i lavoratori non circolano veramente, perché non esiste ad esempio la possibilità di trasportare i propri contributi pensionistici. Se uno lavora in 5 paesi europei per, diciamo, per fare 40 anni, diciamo, lavora 5 anni in un posto, 10 in un altro, 6 nell'altro, eccetera, alla fine la pensione non ce l'ha. Non ha garanzie se la sua famiglia è rimasta in un altro paese, non ha garanzie di tutela sanitaria, per esempio, cioè non esiste un vero lavoro europeo. Quindi in questo senso, secondo me, c'è uno spazio di lavoro per i sindacati, anche a prescindere dal fatto di avere un vero sindacato europeo, no? Cioè chiedere che un mercato unico corrisponda davvero un mercato unico del lavoro, perché tra l'altro oggi in Europa ci sono paesi dove lavoro ce n'è, paesi dove lavoro non ce n'è, ma non è normale che, facendo noi parte di un processo che sta diventando un processo che vuole andare verso un processo federale, ci troviamo nella situazione che i lavoratori che cambiano, vanno da un paese all'altro in Europa, non hanno praticamente tutele, hanno la tutela del paese in cui sono, ma non hanno la tutela del proprio percorso complessivo professionale. Questo è un tema urgentissimo e che potrebbe costituire oggetto, ad esempio, di una battaglia politica europea alle prossime europee dei partiti socialisti e democratici europei. Facciamo almeno un'alleanza, se non arriviamo a costruire il partito unico, costruiamo un'alleanza che mette alcuni pilastri che riguardano i cittadini, la cittadinanza europea e quindi i diritti garantiti a tutti, non garantiti solo alle imprese. Le imprese ormai possono vendere dove vogliono in Europa, no? Ma non avviene per i lavoratori. Tra l'altro adesso la Commissione ha detto costruiamo un sito di tutto il lavoro che c'è in Europa per consentire ai giovani europei di girare. Sì, ma girano come? Con quali garanzie? Con quale futuro? Già il futuro è difficile qui, ma diventa difficilissimo, e molti giovani sono contenti di fare, sarebbe bello fare questa esperienza, no? Poter lavorare in più paesi, si imparano le lingue, si diventa veramente cittadini d'Europa. Però se poi alla fine scopri che non hai nessuna tutela e magari la famiglia, perché la moglie magari continua a lavorare nel tuo paese, ormai si lavora in due in una famiglia, e scopri che non hai, che non sai bene i tuoi figli chi li cura, che non sai bene la pensione chi te la darà, beh, questo vuol dire che l'Europa dei lavoratori non c'è l'Europa dei cittadini. Questo secondo me è un punto politico che potrebbe cominciare a costituire un vero collante delle forze progressiste europee, e sarebbe un passo avanti enorme anche per unificare davvero economicamente, perché non c'è l'Europa neanche economica unita, c'è l'Europa delle industrie, dei capitali, delle banche, ma non c'è ancora l'Europa dei produttori e l'Europa dei lavoratori. In qualche misura la domanda per te è la stessa, ma con una curiosità, faccio un passo indietro. Questa idea dell'Europa che hanno i partiti
che ancora è un'idea piuttosto vaga e molto poco costruttiva. Allora, io mi domando e ti chiedo fino a che punto pesa il fatto che per molto tempo, almeno per i primi anni, adesso da qualche anno è cambiato per la verità, ma quanto pesa su questa situazione il fatto che i partiti abbiano destinato all'Europa, io ricordo i candidati, nelle prime elezioni europee, i candidati che venivano mandati in Europa erano quelli fregati, quelli che i partiti non sapevano dove sistemare, li sistemavano in Europa. Era una specie di questa roba qui pesa ancora, quel concetto lì, quell'idea lì di Europa, che ripeto è cambiata da qualche anno, però ha ancora radici, pesa ancora su questa incapacità dei partiti di europeizzarsi, come dice Napolitano. Prima riprendo il ragionamento fatto sinora, ma partiti democratici, progressisti, socialisti, socialdemocratici, sinistra, non sono un unico calderone. Le tante sfumature di rosso producono delle progressive identità e politiche diverse. Allora, diciamo, l'opzione generosa che ci propone Sergio, no, di un entrismo deve fare i conti però anche con questa dimensione. Cioè, ci sarà una ragione per la quale, salvo qualche diciamo punta minoritaria di nostalgia ormai superata, la stragrande maggioranza di coloro che vengono dalla tradizione cattolica nel Partito Democratico non si sono manco sognati di entrare nel Partito Popolare Europeo, salvo qualche... perché è un partito che ha una collocazione politica che non ha niente a che spartire col Partito Democratico, con il quale noi abbiamo costruito un'idea che è il superamento delle vecchie matrici, eccetera, eccetera. La famiglia socialista europea, come diceva Cofferati proponendo l'entrismo, ha bisogno di cambiare, come è avvenuto nel gruppo parlamentare. Il percorso è ancora lungo e probabilmente lo sforzo non è tanto quello di dire facciamo un entrismo, quanto quello di rendere esplicite battaglie e linee politiche. Io la penso che il Partito Democratico propone una prospettiva di idea politica che è diversa anche da come oggi le famiglie politiche europee sono costruite e collocate, no? È possibile immaginare che ci sia una... anche una battaglia politica più incisiva? Io penso che questo è un punto che Bresso diceva poco fa, c'è un problema che riguarda anche la percezione che i cittadini hanno, tema molto delicato e molto serio. Insomma, non mi sottraggo, perché capisco e prevedo che quella strada sia lì dietro l'angolo, ma vorrei che, e in questo senso mi riallaccio allora all'altra domanda. Sì, io penso che pesi ancora, non tanto sulle scelte delle candidature, che ormai devo dire, come dimostra il parterre, sono di alta qualità, ma proprio l'idea che è residuale, cioè nella politica italiana, nella politica anche dei partiti, ma anche del nostro partito ci sono tanti sforzi, ma insomma noi ci vediamo. Quanto lavoro in più potremmo fare tra i parlamentari europei e i parlamentari italiani sulle grandi scelte che vengono fatte? Tantissimo, ma vediamo la fatica che facciamo, non solo logistica. Quindi l'idea che tutto vale anche per le organizzazioni sociali, questo per un lungo periodo di aver pensato che era un approdo di carriera, no? Non è, non, questa cosa è totalmente sbagliata, ma questa cosa presuppone scelte drastiche di approccio culturale e organizzativo, cioè nella direzione dei partiti. Quanti sono coloro che
praticano quotidianamente politiche europee. Noi abbiamo l'addetto alla politica estera, ma che senso ha oggi, no? Quando invece è politica interna la ragionare di Europa. Quindi io penso che pesi, ma penso che siamo al dunque però, siamo al dunque perché non c'è dubbio che negli ultimi anni, anche in maniera faticosa come le scelte che stiamo facendo in questi ultimi tempi, ci portano dentro obtorto collo a una visione di Europa ineluttabile, la capacità nostra è di trasformarne la percezione, di ridargli il senso del progetto. Prima citavi il discorso di Napolitano ultimo, è un discorso di una strategicità che ci mette in discussione, è molto secco sui partiti, no? Anzi, Napolitano dice che la risposta alla crisi della politica è nella dimensione sovranazionale, è nella dimensione europea. Allora, se è questo, noi abbiamo un percorso che deve traguardare alle prossime scadenze elettorali come un appuntamento nella nostra, non in maniera retorica o da piattaforma, nella nostra prossima campagna elettorale difficilissima italiana, no? Tra Monti bis e no. Quanto ci mettiamo di contenuti veri che ci portano oltre la dimensione dello Stato nazionale? È uno sforzo che il gruppo dirigente e tutti insieme dobbiamo fare. Ma io penso che il Partito Democratico ha una chance che va giocata fino in fondo, perché vediamo che il centrodestra ha una politica distruttiva sull'Europa, completamente. E se passa il progetto dell'Europa come fregatura, non c'è dubbio che allora i risultati anche elettorali favoriranno, no, chi sostiene questo. Se però ritorniamo ad avere l'idea dell'Europa come progetto, con tutte le difficoltà, anche con i problemi che tu ricordavi della percezione, ma insomma, alla fine io penso che il margine c'è, ma anche partendo dalla ineluttabilità delle scelte, allora noi avremmo fatto un doppio vantaggio, uno anche diciamo politico, no? Che affermiamo una nostra centralità, ma uno anche sul salto di qualità. Dobbiamo dircelo con chiarezza che i ragazzi che votano per la prima volta tra 20 anni potrebbero, e speriamo si trovino in una condizione totalmente diversa. Ma questo implica altro che il dibattito sul rinnovamento, no, fatto così alla rottamazione. E questa è una cosa molto più profonda, perché sono appunto le istituzioni. Ecco, questa mi pare la vera sfida. Su questa sfida non vedo, devo dire, lo dico rassicurandomi, nonostante tutti i grandi problemi che abbiamo, non vedo forze politiche in Italia in grado di portare avanti questo discorso quanto può farlo il Partito Democratico. Sì, un flash rapido, poi passiamo a cosa. Grazie. Il flash è: prepariamoci, perché guardate che in Olanda la campagna elettorale interna si è fatta praticamente su un referendum pro contro l'Europa, e hanno vinto i filo europei malgrado le previsioni contrarie. Quindi sarà così la prossima campagna, che lo vogliamo o no, quindi prepariamo. Danny Tosco, uno dei temi ricorrenti delle discussioni politiche di questi mesi, ormai da un paio d'anni, è la ripresa, cioè inseguire la ripresa. Allora la domanda è questa: quando si parla di ripresa, si parla di ripresa in Italia o di ripresa in Europa? Perché il punto è questo. Secondo me è sbagliato, chiedo quello che cosa ne pensi, pensare a una ripresa che possa avere una dimensione solo nazionale. Bisognerebbe avere il coraggio, la capacità e anche gli strumenti per poter parlare di una ripresa europea, cosa che al momento non mi pare. Ecco. Io concordo con questo, poi voglio dire una cosa su quello che diceva Mercedes, forse anche Cofferati, ma la dico in chiusura collegandomi all'attualità. Io penso che il tema della ripresa sia duplice, e cioè noi andiamo
più lentamente, anzi stiamo andando peggio di come va mediamente l'Europa, che va già male. Quindi abbiamo un duplice problema, che dobbiamo noi andare meno peggio, contribuendo con questo anche a che l'Europa nel suo insieme vada meglio, perché anche in Germania stanno cominciando a esserci tutti i segni che non è che il mercato europeo tenga più di tanto. Perché sono d'accordo con una cosa con te? Perché tecnicamente, ricordo questo, parlare di esportazioni quando una merce va dall'Italia alla Germania non è vero, perché non c'è cambio di valuta, non è una esportazione tecnicamente, è in termini geopolitici un'esportazione, ma non essendoci più un cambio di valuta è mercato interno. Quindi noi siamo un pezzo che va male dentro a un mercato interno che sta rallentando. Domanda, ma pensiamo, noi facciamo bene a chiederlo, io parlo per le organizzazioni sindacali italiane, noi facciamo bene a chiedere al governo Monti di avviare una politica industriale. Domanda però, per alcuni settori pensiamo che la dimensione nazionale sia veramente quella giusta? Io penso che per alcuni settori la politica industriale la si deve fare assolutamente a livello europeo, che la dimensione nazionale oramai è una dimensione parziale, non che non vada fatta una politica industriale, però credo che questo assolutamente vada fatto. Io penso che su questo, ad esempio, ci sia il ritardo della politica nazionale, anche italiana, non è soltanto interno, è di non vedere che questo tema debba essere portato assolutamente in Europa. E mi meraviglio, perché non voglio neanche parlarvi di tanto se non ho da dire, non mi meraviglio che un governo che ha un presidente del Consiglio autorevolissimo in Europa, oltre a traguardare il tema giusto di carattere finanziario, non abbia ancora dato il segno al paese che la via di uscita è proprio quella dell'Europa. Cioè lo dà, ma lo dà percepito per noi più su questo. Poi posso dire, alcune misure bisogna farle sicuramente. Noi abbiamo un problema di consumi veramente molto, molto bassi, abbiamo un problema di bassi salari come nessuno in Europa ha, con un carico fiscale terrificante. E chiudo dicendo, collegandomi a quello che succede oggi, quello che è successo oggi giornalisticamente, io ritengo che oggi ci sia stata una non convincente motivazione e inopportuna politicamente uscita del nostro Presidente del Consiglio sulla questione dello Statuto dei lavoratori. Ma perché lo dico? Perché rifacendomi ai discorsi di prima, io credo che dovrebbe essere, io sono d'accordo che lo Statuto dei lavoratori è del 1970, tra l'altro si dice non è stato mai modificato o meno, guardate che in alcune parti è stato modificato ampiamente, ne cito una che io conosco benissimo, tutta la parte del mercato del lavoro contenuta nello Statuto dei lavoratori non esiste più. La chiamata numerica, guardate, è stata modificata ampiamente, non è vero che non è stato adeguato, però alla luce della discussione di stasera non sarebbe un bel tema che nella campagna elettorale, che si sta interrogando se dobbiamo avere il Monti bis, ter, due e mezzo, la linea sbarrata, non lo so quello che sarà, non è di grande attualità il tema di uno statuto dei lavoratori a livello europeo? Bene. Se non è più maturo quello italiano, mi verrebbe da dire che è maturo lo Statuto dei lavoratori europeo. E lo dico da un rappresentante di un territorio dove, come Torino, dove un po' stando attenti alla letteratura e un po' stando attenti ai fenomeni, vi faccio rilevare che l'emigrazione di giovani verso la Germania è ripresa
nell'ultimo anno, e non di giovani, di giovani di un certo tipo di professioni, tra l'altro in genere professioni di lavoro industriale, manifatturiero tale, e che l'Istituto Goethe di Torino ha mai avuto, come in questo anno, la crescita di persone che chiedono di imparare il tedesco. Questo vuol dire che i nostri giovani si stanno muovendo, o torto collo, o per sogni e disegni giusti di vita di una famiglia. È uno statuto dei lavori a livello, dei lavoratori a livello europeo, forse in questo momento è un titolo, ma facesse già parte di una campagna elettorale con il supporto di una consultazione delle rappresentanze a livello europeo, forse non sarebbe una strada da, da non battere. Ecco. Ecco, quella del Presidente del Consiglio non mi pare sia stata un'uscita molto felice, però lui parla, e ti chiedo che cosa ne pensi, Sergio, lui parla di manutenzione psicologica, ha definito, e politica del malessere, che è un termine elegante, eccetera, però voglio dire, se lui pensa quello che ha detto sul suo statuto dei lavoratori, la manutenzione mi pare molto difficile. No, ma lui lo pensa, è quello il guaio. Io, come ho detto a un tuo collega che mi chiedeva intanto che venivo qui un parere, devo dire che ho provato molta tristezza di fronte all'affermazione del Presidente del Consiglio. Inopportune, prive di argomenti, hanno il carattere del diversivo. Siccome non si riesce da parte del governo a fare azioni concrete per far crescere l'economia, parliamo d'altro. Opinioni come quelle non vengono più espresse neanche dai conservatori inglesi contro il lavoro. Poi, dal punto di vista dell'opportunità, ha convocato 3 giorni fa i sindacati, gli ha detto il futuro di questo paese è nelle vostre mani, oggi gli mette un dito in un occhio. Cioè io trasecolo, però il problema è che sì, una voce dal sen fuggita, perché quella è la sua opinione. Ieri il commissario europeo che ha la delega al lavoro ha ritirato il regolamento che il Parlamento doveva discutere, denominato Monti 2, perché segue il Monti 1, che era stato fatto dal nostro Presidente del Consiglio quando era commissario. Questo regolamento riguardava imprese e lavoratori, e per la prima volta, secondo una procedura che prima esisteva, che è stata introdotta dal Trattato di Lisbona, è stato bocciato da 19 parlamenti europei che hanno esercitato quello che si dice cartellino giallo e l'hanno fermato, e la Commissione ha deciso di ritirarlo. Che cosa conteneva il Monti 2? Sostanzialmente 2 cose. La proposta di limitare la libertà di contrattazione e la proposta di limitare la libertà di sciopero. Mi spiego? Dunque, l'opinione sullo statuto dei lavoratori è figlio di una posizione politica che esiste da tempo e della quale il nostro Presidente del Consiglio è interprete. Punto. Dopodiché il Presidente del Consiglio è una persona molto seria, è una persona rispettata in Europa, però è una persona che ha un'idea del lavoro che non è la nostra, è lontanissima dalla nostra. E io sono sinceramente preoccupato, perché se cominciamo a parlare d'altro non è che andiamo lontano. Si diceva prima, tutti i paesi europei sono in difficoltà, noi più di altri, ma questo non è consolatorio neanche per loro, perché ad esempio nella ricca Germania cominciano ad esserci problemi sociali rilevanti.
si stima da parte loro che un terzo dei lavoratori tedeschi oggi abbiano un lavoro precario e vivano con salari molto bassi. Dunque, anche la Germania, che ha ancora un'economia che cresce, però con ritmi molto più lenti e con valori molto più bassi di quelli soltanto di 2 anni fa, comincia ad avere delle tensioni sociali che sono il prodotto della crisi. La crisi è arrivata in Europa nel 2008, ha coinvolto tutti. Le politiche europee per contrastare la crisi non sono state efficaci perché prevaleva e prevale ancora oggi in Europa un orientamento di centrodestra, un orientamento che dice rigore nella gestione dei conti pubblici, il resto viene di conseguenza, non viene un accidente di conseguenza. Non vorrei essere frainteso, il rigore nei conti pubblici è indispensabile, ma di solo rigore si muore. Se tu non hai politiche che stimolano la crescita, anche il contenimento del debito non è praticabile a lungo. E in aggiunta stremi la società alla quale ti rivolgi. L'Europa deve rovesciare questa tendenza. Ci sta provando, c'è una discussione, perché il campo progressista, come diceva prima Mercedes, ci prova seriamente. C'è qualche elemento di novità, perché a chi mi chiedeva che cosa servirebbe per arrivare ad una inversione di tendenza vera, dicevo scherzando, ma non molto, che io avevo fiducia negli elettori francesi, e lì è andata bene, negli elettori tedeschi, e vedremo, e nella lotta di classe in Cina, perché se anche i lavoratori cinesi avranno salari e diritti pari a quelli dei loro omologhi europei, le ragioni di scambio cambieranno rapidamente. Lasciamo perdere per un attimo la Cina e stiamo qui. Eletto Hollande, si è ritornati in larga parte al metodo comunitario che ricordava prima Mercedes, facendo saltare quello che era diventato ormai il balletto stucchevole dell'accordo tra Sarkozy e la Merkel. Anzi, per dire la verità, la Merkel proponeva, Sarkozy concordava e gli altri si adeguavano. Ecco, rotto il meccanismo e il gioco di prima, adesso è il momento delle scelte politiche che vanno ugualmente cambiate. O la crescita si innesca in Europa o le difficoltà dei singoli paesi non verranno superate. Come può fare l'Europa a innescare la crescita? Fare le cose che il centrodestra ha fin qui impedito. Io sono, a differenza di molti, che vedo trovano grande udienza, sono un keynesiano non pentito. Non c'è crescita senza investimenti pubblici. E gli investimenti pubblici sono la precondizione per gli investimenti privati. Perché se no non puoi chiedere il privato, fai tu. A questo proposito, chiedo scusa, ma una piccolissima parentesi. Il Presidente del Consiglio convoca le parti sociali e poi gli dice adesso andate nell'altra stanza e fate voi. Inaudito, dai, via. Nel 92 noi eravamo come la Grecia. Fummo stretti ad accordi molto difficili e sofferti per l'organizzazione nella quale militavo senza dubbio, ma anche gli altri hanno avuto difficoltà. Siamo usciti da quella situazione che portò Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, a bruciare 40.000 miliardi nel mese di agosto del 92 per fermare la speculazione. Ciò nonostante nel mese di settembre e nonostante un accordo di contenimento e di blocco dell'attività contrattuale relativa ai salari, firmato con dolore con Giuliano Amato, Amato fu costretto a svalutare la lira del 30%, conseguenze pagate da noi. L'accordo dell'anno successivo, iniziato da Amato e concluso da Ciampi, che nel frattempo aveva cambiato mestiere, ha rovesciato il mondo. Perché? Perché la politica dei redditi, basata su un meccanismo redistributivo equo e rispettata, gestita con lealtà, dalle imprese, dai sindacati e dal governo, da tutte e tre contemporaneamente, ha fatto il miracolo, è calato il debito, l'inflazione da 2 cifre è scesa a 1 con valori molto bassi e nessuno ha sofferto, o perlomeno hanno tutti sofferto in ugual misura.
perché c'è stata equità anche nei sacrifici. Ma qual è stato il meccanismo che ha premiato e che si è riconosciuto il ruolo e la funzione del sindacato? Adesso posso dirlo io che faccio un altro mestiere, ma se non dai responsabilità ai tuoi interlocutori, non puoi pretendere che i tuoi interlocutori facciano scelte che a volte per loro sono molto difficili da fare, da gestire. Ecco, chiusa la parentesi, ma se gli dici vai dall'altra parte e mettiti d'accordo con le imprese, ora sono allenati ai miracoli, ma credo che questa volta i margini per farne siano molto, molto stretti. Allora, inneschiamo la crescita in Europa. Per fare degli investimenti ci vogliono risorse, le strade sono state indicate. Gli eurobond e la tassa sulle transazioni finanziarie, quelli che la Merkel non vuole, perché si stima che con una tassa dello 0,05% su transazioni finanziarie superiore ai 200.000 euro, dunque soglie robuste, l'Europa avrebbe a disposizione quasi 200 miliardi da investire tutti gli anni. E gli investimenti dovrebbero essere infrastrutture e innovazione, perché il sistema produttivo europeo va difeso. Noi stiamo perdendo presidi industriali importanti perché non c'è una politica industriale in Italia, ma perché le difficoltà europee vengono affrontate con i paesi più forti che difendono la loro struttura e non considerano l'insieme. Poi ci sono responsabilità nostre. Io adesso vivo in una città di mare, no? La cantieristica, come sa Baretta, perché ce ne siamo occupati, era uno dei fiori all'occhiello del sistema produttivo italiano. È in crisi perché c'è un mercato calante. Ora, l'Europa concede per l'anno in corso la possibilità di derogare agli aiuti di Stato che erano vincolati al massimo del 20%, lo porta al 30%, tutti corrono a dare soldi ai cantieri, la Germania, la Polonia, la Francia, la Spagna. Il ministro titolare della delega in Italia non si è ancora occupato del tema. Alla fine dell'anno gli altri avranno fatto dei passi in avanti anche nella crisi, perché avranno innovazione e ricerca attivate, e noi saremo al palo. Per fare uno dei tanti esempi, adesso, proprio per non restare sempre all'auto, che siamo a Torino, parliamo dei cantieri di Genova e di Castellammare. Ora, noi siamo a questa soglia, dunque il luogo dove investire è ben chiaro: l'innovazione da un lato e le infrastrutture dall'altro, perché se uno produce in Calabria e vende in Germania, il suo prodotto ha un sovraccarico di costo che non viene abbattuto da nessun incremento della produttività, perché le ore del giorno sono 24 e non è ancora nato quello che le allarga, e la compressione del lavoro umano ha dei limiti di sopportazione fisiologica oltre i quali non si può andare, e non si può pensare di chiedere cose che non sono poi in concreto realizzabili. Dunque la strada maestra è quella. Però se chiedi all'Europa, fai delle scelte di questa natura, devi contribuire, perché anche noi dobbiamo dire dove si investe. E dobbiamo nel contempo trovare le risorse per farlo. Io penso che ci sono due ambiti che potrebbero tornare molto utili. Il primo è la lotta all'evasione fiscale. Che si mandi la Guardia di Finanza a Cortino o a Portofino va benissimo. Bisogna sapere che ha solo un effetto di deterrenza che dura 15 giorni. Perché quando se ne vanno si ricomincia da capo. Se invece incroci la denuncia dei redditi con le proprietà accertate, come fece l'allora vituperato ministro Visco, individui quelli che non pagano e li fai pagare. Si può fare, l'ha fatto il governo Prodi non molto tempo fa. La seconda cosa è tassare le ricchezze. Ora, poi non piace la parola patrimoniale, chiamatela come volete, si dà il caso che è aumentata la pressione fiscale per le scelte fatte soprattutto sugli immobili. L'aumento della pressione fiscale riguarda prevalentemente i redditi medio-bassi. Non c'è proporzione. Facciamo pagare anche quelli che fin qui o non hanno pagato o hanno pagato di meno. Quei soldi li investi e rapidamente, e così dai un contributo a rovesciare una tendenza. E se un imprenditore si trova nel mezzogiorno con una vera lotta contro la criminalità organizzata, con delle strade e dei porti che si fanno,
con qualche ferrovia che comincia a funzionare, sarà incentivato ad investire. Ma se lo Stato non si fa carico di risolvere queste disuguaglianze, gli imprenditori privati resteranno inevitabilmente alla finestra. Poi c'è l'ultima cosa da fare, che è dare un po' di spinta ai consumi. Ora io, poi in verità il Presidente del Consiglio lo ha ammesso, la cura per il risanamento finanziario ha peggiorato la crisi. Perché se il primo atto che fai riguarda le pensioni, e guardate, non sto parlando della riforma delle pensioni, dunque dell'adeguamento a 65 anni, andava fatto con un provvedimento che manca e che riguarda le donne. Non si può considerare la vita professionale delle donne come quella degli uomini. Le donne hanno funzioni di cura che riducono il loro montante contributivo versato e dunque gli va data una compensazione della quale oggi non c'è traccia. Il problema che sollevo è un altro, è quello dell'intervento fatto sulle indicizzazioni delle pensioni, che trovo un errore clamoroso, non soltanto un danno per tante persone. Diciamo prima con Mercedes, commentando le cose degli altri ospiti, guardate che un lavoratore dipendente, un commerciante, un professionista ha strumenti per difendersi. Il lavoratore c'ha il contratto, una volta gli viene bene, la volta dopo un po' meno bene, comunque il suo reddito può aumentare. Il professionista c'ha le tariffe, quell'altro c'ha i prezzi, il pensionato non c'ha niente. Se gli togli l'indicizzazione, come è stato fatto, lo condanni a impoverirsi, si chiama così, e quei soldi non li recupera mai più. E la Banca d'Italia ci sta spiegando che molte famiglie stanno consumando i loro risparmi perché non ce la fanno. Allora è lì che bisogna dare un segnale in controtendenza. Lo strumento è il fisco. Se ci fosse ancora una sede dove parlare di politica dei redditi, allora il governo potrebbe dire al sindacato e alle imprese: rinnovate i contratti a queste condizioni, io ci metto un incentivo fiscale. Ma se gli dice andate nell'altra stanza e vedete un po' cosa potete fare, commette un errore clamoroso. Non gli dà ruolo, non gli dà responsabilità e non stimola in nessun modo i consumi interni, che sono gran parte di questa crisi. Cofferati diceva poco fa, lui è un keynesiano convinto, che dunque la ripresa passa attraverso gli investimenti pubblici, le grandi opere, eccetera. Ora io vorrei chiedere alla signora Bresso, mentre si va diffondendo la voce, e anche se ci sono delle discussioni in corso su questo, sulla possibilità di un Monti bis, che cosa pensa del fatto che il ministro Passera, non più tardi di sei mesi fa, no, sette mesi fa, esattamente tra Natale e Capodanno, lui si presentò alla televisione dicendo: noi verremo ogni 15 giorni a dare conto e a dire agli italiani che cosa abbiamo fatto per i grandi investimenti e quanti posti di lavoro abbiamo creato. Il ministro Passera è quello che non più tardi di una settimana fa se ne è uscito sul problema dell'Alcoa con una dichiarazione che direi a dir poco dissennata, dicendo: in una situazione di grande tensione, di grande pericolo, di grande ansia e angoscia per i lavoratori sardi, dicendo non c'è nessuna possibilità di soluzione, salvo poi cambiare idea. Ecco, noi faremo un altro governo bis come questo? Dunque, io non sono assolutamente titolata a dire che governo faremo, e poi passiamo la domanda al parlamentare.
anch'io sono una keynesiana, ho insegnato economia e ho sempre considerato, avendo prima di insegnarla, avendola studiata, che senza l'apporto keynesiano non saremmo mai usciti dalla crisi del 29-30, ma soprattutto non avremmo mai capito come funziona l'economia. E quindi non c'è dubbio che gli strumenti keynesiani usati in modo corretto siano un modo per uscire dalle difficoltà quando le crisi sono di questo tipo. Il che significa, in modo corretto, significa appunto investimenti, significa che è vero che noi dobbiamo rientrare dalla spesa pubblica corrente, perché la spesa pubblica corrente è un peso insopportabile dello Stato sulla società, e quindi anche se dà qualche dei posti di lavoro, però non consente più alla società di respirare, di svilupparsi, perché il peso è troppo forte, quindi crea delle inefficienze che poi hanno come inevitabile conseguenza la perdita di competitività del paese. Ma significa una buona politica keynesiana degli investimenti. Allora, sicuramente sul livello europeo, perché di Europa parlavamo, gli strumenti, aggiungerei agli euro bonds, che sono uno strumento, diciamo, per affrontare il tema del debito, anche i project bonds, che sono uno strumento per moltiplicare le non tante risorse disponibili attraverso la maggior parte delle infrastrutture, ad esempio, ma degli investimenti, da poi dei rendimenti, e quindi con i rendimenti si pagano gli ammortamenti dei capitali presi a prestito. L'Europa non ha debiti, ha un bilancio significativo che dovrebbe essere aumentato ancora un po', ha possibilità fiscali come quelle che già sono state ricordate, non ci torno, potrebbe essere in grado di attivare in tempi abbastanza rapidi qualche migliaio di miliardi di euro di investimenti, programmando, diciamo, sui 7 anni non solo i circa 1.000 miliardi del bilancio europeo, ma, diciamo, raddoppiandolo, triplicandolo, cosa possibile attraverso i project bonds. E quindi sarebbe in grado di dare quella spinta alla modernizzazione che è indispensabile, perché io non sono di quelli che tirano sul ministro Fornero. Anche lei ieri sera o l'altra sera, non so quando, ha detto in televisione, ha ricordato che la produttività, che noi abbiamo un problema di produttività del lavoro, è sicuramente vero, ma la produttività è anche quella del capitale, dei saperi, cioè la qualità del lavoro delle persone dipende da quello che sanno, quindi dalla loro formazione, dalla disponibilità di ricerca, di innovazione e di brevetti. È questo che crea la competitività di un sistema. Certo c'è il lavoro, questo è indubbio, no? Ma dentro il pacchetto, se tu chiedi impegni ai lavoratori, ma gli metti sul piatto investimenti che aumentino la produttività del capitale anche e quindi aumentino la capacità complessiva del sistema, ottieni risultati diversi, molto migliori. E questo l'Europa può fare la sua parte, soprattutto potrebbe chiedere anche maggiori sacrifici sulla parte corrente dei bilanci, ma liberare di più degli spazi agli investimenti, a quelli europei, ma anche a investimenti dei paesi. E poi ci sono gli strumenti classici fiscali che possono essere utilizzati per favorire gli investimenti, punendo molto gli utili distribuiti, anche quelli distribuiti ai top manager, e invece detassando molto gli utili reinvestiti, favorendo proprio una complessiva ricapitalizzazione del paese, perché le nostre imprese, questa è una cosa che sanno tutti, sono sottocapitalizzate, non fanno abbastanza ricerca, quindi non hanno brevetti, siamo uno dei paesi che ha meno brevetti, anche se abbiamo giovani geniali che vanno a brevettare altrove le loro ricerche, a fare ricerca altrove e a brevettare le loro ricerche. Quindi queste sono le cose strutturali che anch'io onestamente, da un governo con delle persone competenti, mi sarei aspettata, con un po' più di coraggio, perché
anche rispetto, diciamo, al concerto europeo, non c'è solo da chinare la testa, no? C'è anche da fare valere il fatto che comunque siamo uno dei grandi paesi, siamo dei grandi contributori, contributore netto per il momento al bilancio europeo, che quindi abbiamo la nostra voce da dire, e che peraltro dalla crisi usciamo tutti o non esce nessuno. Io non so, direi però ancora una cosa. Noi abbiamo in questo momento, in una situazione per carità molto difficile, paesi, diciamo i PIGS, quelli del Mediterraneo, abbiamo per la prima volta nella storia recente, un'opportunità straordinaria. Non dimentichiamo che gli squilibri avvenuti in Europa a favore del nord e dei nuovi paesi dell'est derivano dal fatto che gli spazi di crescita in Europa si sono determinati a est, no? E quindi molti paesi hanno avuto grandi opportunità di nuovi mercati, di manodopera che arrivava direttamente da loro a più basso costo, eccetera. E che quindi molto dello sviluppo della Germania, ad esempio, è dato dal fatto che abbiamo generosamente aperto la porta come europei a tutti questi nuovi paesi. Ora c'è il problema del Mediterraneo, dei paesi che si affacciano con queste complesse rivoluzioni, ma che saranno sempre più complesse se li lasciamo arrotarsi nella loro povertà e nei loro problemi. Ci sono dei paesi che si affacciano per la prima volta alla democrazia. Non sono peggio di quanto erano i paesi che uscivano dai regimi comunisti nell'89, no? E allora credo che un'opportunità per tutti i paesi che sul Mediterraneo si affacciano ci sia, è quella di spingere l'Europa ed essere davanti in questa campagna a allargare la propria area di azione. Non parliamo di allargare i confini dell'Europa politica, ma di quelli dell'Europa economica, sì, invece, a questi nuovi paesi che rappresentano, hanno forze giovani, hanno bisogno di muoversi, di lavorare, di creare, hanno da comprare, da investire, e su questo, di nuovo, siccome la moneta è poi carta, l'Europa potrebbe, come dire, mostrare generosità e mostrare impegno attraverso una politica di partenariato con questi paesi che sia della dimensione di quella che abbiamo messo in piedi per i paesi dell'est, che stanno uscendo, molti, almeno quelli che usano bene i soldi, stanno uscendo benissimo dalla crisi. Allora, se noi aiutiamo questi paesi che sono in faccia a noi, con i quali abbiamo rapporti storici, con i quali abbiamo rapporti economici anche in atto, a diventare mercati consistenti, a crescere e anche a crescere democraticamente, io credo che l'Europa può anche trovare la forza di rilanciarci, no? Di lanciarsi. Non dimentichiamo che appunto dalla crisi del 29 non siamo solo usciti con la guerra, siamo usciti anche poi con la pace, col piano Marshall, cioè con una generosità degli Stati Uniti che hanno messo soldi perché l'Europa rilanciandosi diventasse un mercato per loro, diventasse per loro un'opportunità. Ecco, questo io credo che di nuovo faccia parte di quell'Europa politica che manca. Cioè noi abbiamo bisogno, io credo davvero, di un governo politico in Italia, abbiamo bisogno di un dialogo con un governo come quello francese, che oggi è un interlocutore politico vero, intelligente, ma lo possiamo fare anche con gli altri paesi del Mediterraneo, perché Rajoy non è un cretino ed è uno che questi ragionamenti è in grado di capirli e che è in grado di capirne la portata straordinaria. Per la prima volta è l'Europa del Mediterraneo che ha l'opportunità di affacciarsi su un'area in crescita. E quindi non dobbiamo perderla, anzi dobbiamo questa opportunità in qualche modo crearla, perché non arriva da sola. Ecco, al netto di quanto può pesare il passato, perché quello pesa, probabilmente è anche quella la ragione per la quale noi continuiamo a vedere gli investimenti pubblici, le grandi opere, eccetera, tenuto conto di come le abbiamo gestite in passato, di che cos'erano in passato, probabilmente come un male. Ma al netto di questo, io mi domando,
mi domando che cosa può spingere un governo di tecnici che dovrebbe essere più attento, dovrebbe essere capace di analizzare le cose, a dire no alle grandi opere, a dire no ai grandi investimenti e a pensare che si possa passare, non si capisce con che cosa, andare verso la ripresa. Ma le ragioni sono molte, ma ce n'è una apparentemente tecnica che però fa premio, a mio avviso, sulle altre. Che questo governo tecnici ha lasciato tutti i politici della vecchia compagine al Ministero dell'Economia. Del Ministero dell'Economia non è cambiato niente, né nomi né cognomi. E questo non è ininfluente, perché noi per 3 anni di opposizione abbiamo spiegato con buone ragioni e avendo ragione che la politica di Tremonti e del Ministero dell'Economia era la politica dannosa che ci ha portato a questo punto di crisi. Abbiamo favorito un cambio di passo e in parte lo si è visto, eccetera, con un governo nuovo, il quale sul punto chiave della ripresa, non del rigore fiscale, perché su quello sono capaci di farlo, no? Anche Grilli, anche la Ragioneria Generale dello Stato, ma sul punto della ripresa c'è una visione politica totalmente subalterna ai due tempi. La cosa che diceva prima Cofferati, cioè nell'equilibrio tra il rigore e la necessità contemporanea, no? Di avere strumenti di investimento, ma bisogna avere presente che la contemporaneità è un'idea, è un'idea politica, ma non è così, nel senso che allora non tolgo le castagne del fuoco a Passera che la battaglia politica dovrebbe farla anche lui, no? Ma tutte le volte questo gioco a rimpiattino, per il fatto che io sono in commissione bilancio, quindi posso testimoniare di questa strettoia, questo è un primo punto decisivo in una situazione nella quale non solo per la Bassanini, ma per le scelte presenti nelle ultime leggi degli ultimi 3 anni, il potere di controllo, di veto e di decisione del Ministero dell'Economia sull'intera compagine governativa è addirittura esagerato, esasperato, cioè non c'è decisione che non abbia bisogno del timbro. Un Ministero, e io mi augurerei che noi ripensassimo anche in chiave, diciamo, istituzionale, che ha una composizione spagnolesca di titoli dell'economia, del bilancio, delle finanze, eccetera eccetera, in più detiene la Golden Share ed è il depositario di tutte le partecipazioni. Quindi, a proposito di investimenti pubblici e di questo, è un primo blocco di questione, ma è un blocco che ha una natura politica. C'è un secondo aspetto, apparentemente meno visibile. Guardate che non è cambiato niente sotto i ministri. Cioè la burocrazia è quella di prima. Io questa cosa la dico a voce alta qui perché la sto sostenendo anche nel dibattito del nostro gruppo. Cioè la burocrazia pesa. Soprattutto in governi tecnici, non è vero il contrario, è proprio così. Il governo tecnico ha dei limiti tecnici nel funzionamento della macchina, salvo Monti, per ragioni precedenti, e tutti gli altri, no? Non, e salvo Clini, tutti gli altri, la macchina non la conoscono, la macchina, e non conoscere la macchina, e ci vogliono mesi per impararla, no? Ha un suo peso. Queste due questioni hanno una loro valenza. La terza ragione di fondo sta nell'idea che la politica industriale è roba vecchia e che l'investimento pubblico non è lo strumento. Allora, questa è una discussione che noi dobbiamo fare più coraggiosa, perché se la questione è, io l'accetto la sfida, come si trovano i soldi per avere a disponibili delle risorse che non aumentino il debito e non ci portino in disavanzo, mi pare corretto e va affrontato. Ma se l'idea, e qui la discussione allora diventa interessante, perché
la timidezza con la quale il governo ha affrontato le dismissioni, no? Piano, 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 per destinarle magari al debito. Ma noi, se noi mettiamo insieme la lotta alla corruzione, la lotta all'evasione, nei termini in cui viene ricordati, la possibilità di piani di dismissione, guardate che anche realizzando contenute e moderati risultati, le risorse disponibili, ma nell'idea di suddividerle al debito, alla ripresa, ai redditi. Cioè questa idea di contemporaneità che manca, e la scusa non ci sono le risorse, che è realistica se tu non fai delle politiche, può essere superata attraverso, io adesso ho accennato, attraverso un disegno di recupero, di liberare complessivamente delle risorse. Credo che questi siano i terreni sui quali bisogna dare la svolta. Ora, il punto delicato, a mio avviso, è che un pezzettino, delicato vi rendete conto del perché, è che un pezzettino di questa svolta va data adesso, non dopo le elezioni. Un pezzettino almeno va dato adesso, perché noi dobbiamo adesso cominciare ad invertire una tendenza e dare poi la percezione ai cittadini che qualche passo lo si è fatto. Pensate al dibattito sulla richiesta degli aiuti europei, no? Cosa che potrebbe essere anche legittima in un quadro, ma se avviene al di fuori di un contesto, è troppo facile per i detrattori dire vabbè, ma allora tutte queste fatiche che abbiamo fatto, no, se non sono servite manco. Quindi attenzione che nei prossimi 3 mesi, non ce n'è di più, no? Nei prossimi 3 mesi alcune di queste questioni rappresentano anche un punto critico, ma penso che dobbiamo anche essere in grado di affrontarlo. Annitosco, mi sbaglio, oppure le scelte di governo da qualche settimana in qua hanno ricompattato, modificando le posizioni dei sindacati, ricompattando le 3 grandi organizzazioni sindacali, o comunque facendo cambiare l'idea rispetto a quello che era stato l'inizio di questo governo? Io direi che ci sono stati già dei passaggi, potrei dire degli step su questo. Voglio ricordare intanto che la riforma delle pensioni fatta da questo governo è la prima riforma delle pensioni fatta senza un accordo col sindacato, cioè nessun precedente governo, ancorché tecnico, perché ricordo Dini, che era un governo, virgolette, di uno che veniva non dal... Poi c'è rimasto molto nella politica, però prima non veniva dalla politica e quindi è stata una riforma. Quindi già lì ci fu questo passaggio. Ricordo che anche solo pochi mesi fa il tema di avere una sfasatura delle 3 parole che erano il programma del governo Monti, rigore, crescita e equità, che noi non le intendevamo in ordine cronologico solo, le intendevamo in ordine cronologico ma non con degli spazi fra una e l'altra tali da non fare... Anzi, pensavamo che proprio l'azione avrebbe dovuto essere rigore, crescita, equità insieme a questa, perché parte della crescita stessa. Anche su questo credo che ci sia stata già anche un'opinione. Io penso che la delicatezza della situazione deve essere di questo tipo. Noi dobbiamo fare la nostra parte e purtroppo rovesciando in questo caso il paradigma che diceva prima Cofferati. Noi dobbiamo non farci mettere nella stanza accanto, perché è così solo che invece noi possiamo chiedere al governo di fare la sua. Io voglio ricordare, per dire, un tema anche delle infrastrutture pubbliche. Intendiamole anche in modo moderno questa. Noi siamo uno dei paesi che non ha ancora una rete di banda larga per quanto riguarda le telecomunicazioni di carattere europeo, ma non avere una banda larga vuol dire, faccio 2 esempi pratici per capirci. Primo, che tutto il tessuto di piccole e medie imprese che invece hanno un problema
di innovazione proprio e di modernizzazione legata a questa, non c'hanno l'opportunità. Oppure faccio un altro esempio, in questo caso più vicino al tema della mia quotidianità di questa mattina. Beh, non avere anche uno strumento su cui passa tutta la informatizzazione dell'INPS fa sì che noi stiamo passando al fatto che l'INPS abbia deciso di informatizzare tutte le pratiche di disoccupazione, di maternità, e ci ritroviamo di avere degli intoppi, degli inghippi nel gestire questa modernizzazione anche per carenze strutturali. È come se io mettessi a 250 km il treno senza avere adeguato i binari, le infrastrutture, le gallerie o meno, e ci ritroviamo di non essere in grado di garantire diritti e tutele economiche in questa città, e abbiamo fatto stamattina un presidio insieme, a migliaia di cittadini in condizioni dove quel tipo di protezione economica è, virgolette, vitale veramente. Quindi c'è una modernizzazione che passa, ho fatto questo esempio perché lì c'è la crescita e l'equità contemporaneamente. Quindi io posso anche pensare, quando uno mi dice mancano le risorse per fare delle infrastrutture, ma qui si tratta invece di mettere in piedi un programma di risorse in crescendo, che non necessariamente all'inizio debbano essere tantissime, il problema è che le debbano essere in continuità, non interromperle queste. In più voglio anche ancora ricordare questa cosa, noi non possiamo non pensare che il sistema degli ammortizzatori sociali che è stato messo in campo non debba essere costantemente rinnovato e adeguato. Abbiamo fatto tutte, guardate come la realtà va sempre poi oltre. È stata fatta una legge, ma io me la ricordo già questa quando è entrata in vigore la precedente legge sul mercato del lavoro nel 91, la 223, la legge della mobilità, entrò in vigore, arrivò la crisi, due anni dopo abbiamo fatto la legge 236 che doveva modificare la 91. È stata fatta la riforma sugli ammortizzatori sociali, nel giro di pochi mesi siamo stati obbligati a convincere, in questo caso il governo si è convinto a dire che l'adeguamento della sostituzione dell'indennità di mobilità con la nuova disoccupazione non poteva essere se non rinviato già di un altro anno almeno, perché altrimenti noi non reggiamo il rischio vero socialmente, una crisi che si sta dimostrando veramente più lunga di quello che è fatto, e Torino è un paradigma di questa crisi. Però altrettanto dobbiamo porci questo problema, che se non ci sono questi investimenti anche pubblici, non solo in materia dura, un grande programma di investimento sulle risorse umane, perché noi oggi tutti i lavoratori che abbiamo nella grande pancia della cassa integrazione e che oggi volenti o nolenti sono ancora titolari di un rapporto di lavoro e sono lì in attesa di una ripresa del lavoro, corriamo un rischio che per certi versi è veramente paradossale, che nel momento in cui arrivi un minimo di ripresa degli investimenti e del lavoro, rischiano di diventare esuberi lì, perché il lavoro che sarà proposto non è più quello che 3-4 anni prima facevano. Un grande programma di investimenti pubblici e privati sulle risorse umane. Questo è un tema molto torinese di tutte le aree industriali. Quindi anche questi sono investimenti pubblici. Bene, a questo punto mi pare che non ci rimane che ringraziare il pubblico che ci ha seguiti. E sottolineando una cosa, che nonostante le critiche, nonostante l'osservazione eccetera, ancora c'è, sopravvive ed è forte l'idea d'Europa. Mi pare di aver capito che tutti i nostri oratori la concepiscono come un qualcosa di insostituibile. Questa non si può che realizzare, non si può che migliorare, non si può che lavorare per questa cosa qui. Non c'è alternativa. Su questo mi pare siamo tutti d'accordo. Grazie. Ecco.